Magari ci pensano genitori, ma noi abbiamo anche amici. Noi il nostro Babbo Natale, guarda, guardate che fa anche rumore, eh? Aspetta, ecco, lo accendo. Non so se si nota la finezza del nostro Babbo. Perché non devo esserlo perché ho 58 anni. No, 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 caro. Qui c'è il panettone, eccolo qui, l'ho fatto arrivare per i nostri ospiti. E una fetta virtuale anche la tua regista, Luciana Luciani. Chi è che piace il panettone a questo punto? A lui, a no, lui, a mandorlo. Io preferisco il panettone al pandoro. No, ragazzi, scusate, però io ho portato il panettone e ci mangiamo. E mangiamo il panettone. Ma questa sera io ho un menù speciale da cucinare. Vale a dire cosa prepari? Preparo la sessica. Ma... per smaltire quello che non abbiamo mangiato niente. A Natale. Io oggi ho saltato il pasto per venire qua. Però mangi a tu, casa Melillo? Mamma preparerà cose più leggere. Ma sì, ma sì, ma che ci importa? Ma voi non avete problemi? No, non ti preoccupare, noi ne facciamo tutti con un po' di lingua. Noi non ne abbiamo neanche problemi, no. Voi da un lato e noi dall'altro. Senti, Pandolo, ti vedo un po' ingrassato, Pandolo. Sì, sì, c'è una bella trippona, guarda, diciamoci la verità. Pandolo, ma secondo te è la cucina di Luciana? Certo, zeppola veramente da record. Abbiamo capito finalmente come si fanno queste zeppole? Abbiamo capito che c'erano... ma non le abbiamo mangiate. No, e no, come si fanno a mangiare? Quelle stanno in Calabria. Ho capito. Ah, stavo ad andare in albergo e ha chiesto se poteva avere una mail. Una mail o due? L'una e mezzo di notte, le due mail. Subito in camera non è venuta. No, volevo capire, che ne so, magari te la portata in casa. Portata in albergo e poi dice che queste mail, questo gesto è fatto scassare. Sì, quello e altre cose. Ma allora Pandolo, scusami, è vero? Non perché non voglia credere a Luciana, ma è vero questa cosa che ha fatto. Oggi è Santo Stefano, salutiamolo. Lo salutiamo in diretta? Salutala, papà. Anche ma tu, Luciana. Papà Emilio. Ecco, c'è questa cosa. I primi tempi ho sofferto, adesso non mi importa niente. Non ti importa niente. Le avventure nella vita si va, ma... Allora parliamo di una cosa molto bella, di un albero di Natale molto particolare che è stato fatto nella stazione Termini. Un albero grande, alto, dove tante persone hanno messo la loro lettera a Babbo Natale. Non mi piace. Però io volevo fare anche gli auguri a te perché ieri sera il tuo compleanno, quindi tanti auguri. Grazie. Come è trascorso questo Natale tra compleanno e proprio festa natalizia? È bellissima, molto bellissima. Vabbè, tu hai dato. Adesso tocca a Angela. Insomma, non aspettiamo Angela. Certo. Finito, ecco, stavo scherzando con la bimba, ringraziamo la regia di Tanferna. Allora, prima abbiamo assaggiato il panettone. Voi l'avete fatto assaggiare le vostre bimbe, ho notato. E allora festeggiamo, vediamo chi va il tappo. Perché prima dovete sapere che la cara Turina dall'Ave Maria è passata all'Happy Days. Come Bidei? No, perché non... Chi colpisce? Nessuno? Nessuno, non ha colpito nessuno. Andiamo con quelle canzoncine di Natale, Pasini. Festeggiamo. Questo è un brindisi. Questo è un brindisi, Pasini. Hai ragione. Mettigli di mettere Bidei che io ci vado dietro. Happy Day. Pasini, nostro consulente musicale, con l'Happy Day, dai Pasini, facciamo contenta la Turina, per piacere. Eh sì, perché prima ho detto una cosa, dai brindiamo, ecco, così siamo digiuni, ci prego, prego. Senti, Pandoli si è alzato perché questo sgabello certo, sta stretto, c'è sta stretto. La mia casa è un po' piccola, sto pagando ancora l'affitto dell'anno scorso, capito? Allora, brindiamo tutti insieme alle cose più belle del prossimo 2006. Vediamo il panettone. No, no, guarda, lo lascio tutto per te, tutto per te. Attenzione, tieni tesoro. Tutto tuo, non lo tagliamo assolutamente. Sì, falle divertire. No, c'è la pubblicità e noi ci divertiamo qui con le bimbe. Melillo, fai un po' di esperienza. Vieni vicino. Come, a me. Comincia tu. Io con questo programma tanta, guarda, con le bimbe. Vediamo un po' di pubblicità e poi tornate,